Perché il settore sia in crescita bisogna cominciare con la guardando a quelle che sono il ciclo economico del terzo settore, quindi velocemente, chiamiamo ciclo economico, in inglese sarebbe funding, non so se funding e ciclo economico va bene in questo senso, ma io comunque mi concentrerò su due punti che sono poi due elementi, campi di lavoro di Euclid Network: uno, la riforma dei finanziamenti, e due, l'imprenditorialità sociale. Allora, passiamo velocemente a Euclid, dove riconoscete qui una faccia di Marco Traversi, che è anche lì tra di voi. È importante, memorizzatela perché è un vostro rappresentante all'interno di Euclid. Pochi dati. Euclid Network raggruppa 300 leaders, a noi piace chiamarli leaders perché sono leaders e non semplicemente manager, da 24 paesi europei, qui è Unione Europea e al di fuori, la grande Europa, ma che non suoni imperialista, lo spiegherò più tardi. È stato creato nel 2007, quindi i numeri sono ancora piccoli, 300 associati è un piccolo numero quando si guarda l'Europa. Però per fortuna sono molto dinamici, abbiamo un consiglio d'amministrazione che è paneuropeo e il rappresentante italiano recentemente eletto è Marco Traversi. Staff su Londra, Parigi e Stoccolma, lavoriamo con consulenti e interns. Questo per vostre informazioni, se avete intenzione di aderire, e quanta gente avete a disposizione per voi per lavorare. E spiegherò anche come velocemente. Uno sguardo alla visione. Questa slide in realtà è molto più importante di quello che pensate, perché nel momento in cui ci si presenta e si opera internazionalmente, la gente vuole sapere qual è la vostra visione e missione. Non so se in Italia è corretto tradurlo in questo modo, ma è importante che voi non diate per scontato che nel resto del mondo, il terzo settore italiano, soprattutto le organizzazioni italiane, non diate per scontati la loro identità e la loro missione, perché effettivamente identità e missione sono molto diverse e per avere successo nelle relazioni internazionali è importante essere molto chiaro su questo. Quindi recentemente abbiamo fatto un'operazione che ha un po' di sostanza con i media, dall'altra anche di marketing, e abbiamo messo insieme quella che è la nostra visione. I leader del terzo settore al cuore del progetto europeo, quale fonte di pace, libertà, giustizia e prosperità per tutti i cittadini in Europa e nel mondo. La nostra missione, connettiamo i leader per facilitare il peer learning, cioè le conoscenze non quelle accademiche, non fatte dal training, ma semplicemente da individuo a individuo, come potete voi, non so, Facebook, per farvi capire, anche se non è su leadership development. Partnership e influenzare i processi decisionali perché il settore diventi nell'insieme più efficace ed innovativo. È stato creato solo nel 2007, ma siamo già un partner istituzionale della Commissione europea. Questo vuol dire che riceviamo core funding, cioè fondi per i costi di struttura, che come sapete per tutte le organizzazioni sono sempre un grosso problema. Una piccola picture sull'innovazione, perché qui vedete qualcuno che voi conoscete, che è Marco, che era a Parigi all'inaugurazione del 2007. E credo che ci sia anche fra Alessandro Cascoli, che è da qualche parte. Comunque abbiamo iniziato con un piccolo gruppo, siamo 300 e la nostra intenzione è quella di crescere. Adesso vi mostro il trend. Siamo partiti con questi tre membri fondatori, l'associazione inglese dei dirigenti del terzo settore in Gran Bretagna, il forum svedese del terzo settore e l'associazione dei nuovi giovani dirigenti dell'economia sociale in Francia. Questo era l'inizio del 2007 e in poco tempo siamo cresciuti e credo che ci siano tutti a questo punto. Direi di sì, scusate, ho già fatto l'errore. Abbiamo aggiunto due nuove associazioni perché aiutiamo i gruppi nazionali a sviluppare l'associazione nazionale, le loro associazioni professionali nazionali. Abbiamo due associazioni create, la prima in Italia con Leader to Leader, Marco è responsabile nel senso, prendetevela con lui per qualsiasi cosa che succede in questo paese.
in questo merito. È stata creata quest'anno quella degli sloveni. Stiamo lavorando con spagnoli, tedeschi e portoghesi, e gli svedesi hanno allargato la propria organizzazione a tutto il nord Europa. Quindi quello che sta succedendo è questo, che a me piace molto, questa è la mia preferita, dove ci stiamo espandendo. Questo è il trend, ovviamente supportato da dei partner importanti come l'Agenzia per lo Sviluppo svedese, il Ministero degli Esteri inglese, la Commissione Europea e l'ONU, senza contare le diverse partnership con il corporate. Questo perché tutto è perché il successo è possibile. Nonostante sia così difficile lavorare nel terzo settore, in realtà paga. E vi spiegherò velocemente perché dal mio punto di vista paga, ma per me è molto importante mandare un messaggio positivo, smetterla di dire che il terzo settore siamo un po' sfigati e che passerai tutta la vita senza essere pagato e non c'è sicurezza nel futuro. Non è vero, non è assolutamente vero. Euclid ha impiegato 2 anni di gestazione, dal 2005 al 2007, di relazioni tra i 3 partner inglesi, francesi e svedesi. È stato estremamente difficile e faticoso. Lo abbiamo lanciato, è stato difficile perché non avevamo un soldo, siamo partiti con un budget di 21.000 euro. Non avevamo track record, non avevamo storia, quindi era molto difficile andare dai donatori per ottenere dei fondi o andare dalle corporation per le sponsorship o convincere i membri, a nuovi leader ad associarsi, però ce l'abbiamo fatta.